episodio precedente, Simon se ne va a fare l'esame al British, il furbone, lascia il regista Torino e a intervalli che solo lui sa, regista il famoso grido IACO! Questo grido Iocco, quindi si sarebbe espresso ogni 5 minuti circa. Allora, dai, mettiamolo sopra. Sì, sì, dai, mettilo sopra. Si mette sopra. Sopra il neon. Sopra il neon, sopra il neon, dopo. Allora, che stiamo di fenda, con la sedia sul banco. Iocco! Che sta succedendo? Che si sta trattando di una... Iocco! Che succede? Che succede? E due, tre volte così. Dopo un po' si gira. Uè, decisi, si va a settembre! Fa, è vero, fa, così, è vero. Scusi, professore, vieni a San Lorenzo, scusi. Chiudete la finestra, va! Vedo un po'. Qui qualcuno ha portato un apparecchio acustico. E dopo, dopo. E qui qualcuno ha portato un apparecchio radio. E poi si va a settembre. Io stanno portando l'acqua per il misurazione dell'equatore terrestre. Immaginate la quadra che vede il De Santis fa che sa. Buoni vieni. Dio t'accompagni. Laura mi sembra la persona più innocente di questo mondo. No, questo no. No, Laura. Io ascolta Laura. No, sarà che io e te non ci siamo, diciamo, molto scambiati idee nei 5 anni, ma io da te un pensiero cattivo non l'ho mai sentito, Franco. No, perché sei sordo. Stasera ce la vedo, me l'ha detto, si che anche peggio. Ah, peggio. Passa Bini che è meglio. Passa Bini. Passa Bini. Fatti i fatti tuoi, che mi hai fatto un tema da far piangere i sassi! Un tema, c'è scritto un tema qui. Questa cosa con questi capelli mi sembri un cavolfiore. Chi era questo? Le chiedete. Ah, fate vedere, se girate la foto di chi sei, a me mi riesce. Io mai. Cosa faccio? Senti, fa con comodo. Oppure anche, alzati, così puoi predicare meglio. Chi era questo? A me la gufa. Cioè io ero lì a sedere, fa come vuole l'interrogazione. Alzati De Santi, così puoi predicare meglio. Predicare. Così. Ma che siamo in un salotto! Ho detto con odio. Che Marco! Che facevi? Ma siamo in un salotto! Perché che facevi? Ma che cazzo? Quello voleva tenere alto il livello. Si prova a continuare il discorso. Spostati sofà, fallo cadere! Poi, così, con questo atteggiamento mi pare Gigi il bullo! Gigi il bullo è fantastico! Mi arrivare le mani in tasca! E così fa, era lui lì alla latte! E sempre Gigi il bullo! No, no, ha ragione! Rettifica! Me la ricordo perfettamente Gigi il bullo! Con le mani in tasca, la latte con le mani in tasca. No, no, ero io, era ragione. Qui mi dice Feril. No, no, ma è vero, io con... Qui c'è una testimonianza documentale. Mi ricordo, è stato un trauma che ci ho messo anni in analisi.
proprio mente cotto. E Marani. Marani, tu mi stupisci! Da quando era la Spilli? Fece l'intervento illuminante la Spilli. La Spilli rispose, Marani, tu mi stupisci! Da quando? È vero, io si era fatto pure. Ecco, di Persiani qui c'è una cosa. Buonanotte, Persiani. Buonanotte, però io mi ricordo una ancora più bellina. Quando gli riportai, così me lo ammazzi. Così me lo ammazzi. E poi mi ricordo anche quando gli riportasti la pagella a lei. Fece Persiani, dice, come mai questa pagella era tutta sgualcita? Ci fa, l'ho messa in cartella, professoressa. Hai messo in cartella? Pare che tu l'abbia presa e messa sotto i piedi! Cioè, oppure, allora, dice, accipicchia la cartella! Pare che tu l'abbia presa e messa sotto i piedi! Sta meglio, gli arrivò con la pagella sgualcita. No, aveva quello zaino che aveva tutto quello zaino. Sì, lei ricorda, gli insegnò la pagella a sapo. Pensare, sono migliorato. La cartella, l'abbia presa e messa sotto i piedi! Ma perché la cartella in Persiano c'aveva di tutto quell'anno? Sì. Ho libri, tutti i mezzi, una cosa! E poi Spilli sì, venne pervenuta, ma era Marani, era Marani. Rivitalizzava le colonie, ma che sono capelli che cadono! Cioè veramente, l'aveva preso per un po'. Sì, oh, ascoltate, c'hai Brindisi, profani un attimo. Allora, a Leonardo e Niccolò che hanno avuto questa bellissima idea. Giusto, giusto. E realizzata, e realizzate anche bene a livello pratico, cum laude, cum laude. Come dicono in Inghilterra. Ma ti sei dimenticato Pietro però, io vorrei questa cosa, il suo contributo. Ma io all'inizio dell'organizzazione ci sono stato. No, allora no, nei titoli di coda, supervisione Pietro Ferri, supervisione. Pietro, nel titolo di coda, supervisione Pietro Ferri. Supervisor. Alla prossima settimana allora. Ma fondamentalmente ha chiamato più chilometri. Si vede sempre a Bagnoli. Anche se ti ho posato bene e sceso da... Oh, io 4,2 km. Perché Antonio è venuto a piedi, perché l'ha fatto notare la Silvia. Io il mio anno di Germania non me ne aveva no, a parte qui non voglio aprire un contenzioso, figlioli, perché non è del tutto esatto, quindi ci dobbiamo entrare. Finisco il discorso, volevo proporre il prossimo ritrovo si fa in via Bonvicini, così forse Paolo ci ha e ci si becca anche lui.